Vi ringrazio per il servizio che fate, perché davvero c'è la gente che è appesa sia ai telefoni sia alle televisioni per seguire questo dramma. Adesso ero con il fratello del ragazzo ed è di nuovo, è una bestia in gabbia che sta camminando, c'è il desiderio di trovarlo, di trovare Christian oggi, riportare, come ho detto anche ieri, rifare per l'ultima volta questo abbraccio. Le parole del sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, fanno capire la difficoltà della famiglia di Christian e in particolare del fratello. Anche loro aspettano la verità dopo che la triste notizia ha travolto le famiglie Cormos e Doros, con le ore di attesa che diventano sempre più estenuanti. Una situazione clamorosa che ha portato Premariacco al centro del dibattito nazionale, quando lo stesso giorno della tragedia si era chiuso un passaggio importante per la riqualificazione e valorizzazione di Premariacco Beach. Fa fatica a parlarne nel mentre che si sviluppa la tragedia, ma il primo cittadino spera che un progetto simile possa anche aumentare il livello di sicurezza e di monitoraggio del posto. Diciamo che non è questo il momento di parlarne, però evidentemente il progetto prevede proprio anche questo tipo di operazione che viene fatta. Che potrebbe essere fatta, perché ripeto, quella, la golena, il fiume non è del comune di Premariacco, è della regione, e ci sono una serie di proprietà tra il demanio eccetera eccetera, quindi è un progetto meraviglioso, riguarda il contratto di fiume, si parla di svariati milioni su tutta l'asta dell'Antisone. Io chiedo scusa a chi ci ascolta, perché parlare di questo in questo momento qua drammatico non è il momento, no? di fare. È un progetto molto importante che riguarda il Natisone, proprio oggi è diventato famoso in tutto il mondo in questi tre giorni, perché lo ritenevamo prima e ancora di più un luogo dove fare turismo e dove esaltare il Friuli Venezia Giulia, perché è talmente bello questo posto che anche la regione stessa ha detto sì a fare quello che fanno in Slovenia, a farlo diventare un fiume popolato, sicuro, poi Poiana, gli acquedotti, gli scarichi, pulito.